Sì, volevo ritornare, se vi ricordate, la settimana scorsa, quando dicemmo di, provocandoci in modo retorico, di quella novità che era intercorsa poi nella settimana che non ci eravamo visti, la novità della Pasqua in pratica. La notizia. Quella notizia che, secondo qualcuno, ha cambiato il mondo, secondo alcune notizie che è stata inventata, secondo altre notizie che è indifferente. Ed è una realtà che non è solo nei Vangeli, è una realtà che anche oggi noi la viviamo. Per qualcuno è la bella, pensate che per alcuni è così bella che ha dato inizio a un genere letterario nuovo, appunto i Vangeli. Perché i Vangeli nascono da quella notizia lì. I Vangeli non nascono per raccontarci che Gesù è nato o perché ha fatto dei miracoli. I Vangeli nascono proprio perché nella parola greca Vangelo, Evangelion, significa qualcosa di bello. Non solo qualcosa di bello, ma anche qualcosa di buono. Perché se fosse solo bello, sarebbe qualcosa di estetico e finirebbe lì. Se fosse qualcosa di buono, sarebbe solo qualcosa poi di morale e anche quello finirebbe lì. Ma mettere insieme bello e buono è meraviglioso, è fantastico se ci pensate. E addirittura questa notizia bella e buona, che per crederla, e soprattutto poi per viverla, bisogna essere dei folli. Perché o sei folle o pazzo per poter credere a qualcuno che dicono, attenzione, che sia morto, no, che sia risorto. Perché che è morto tutti lo dicono, perché tutti l'hanno visto morire. Qualcuno poi l'ha visto vivente, risorto, allora capite, qui bisogna essere dei folli. Tanto è vero che San Paolo, in una delle sue predicazioni, mentre si trova in un luogo, l'Areopago, mentre sta parlando, parla di tante cose belle. E gli ateniesi lo ascoltano delle cose che lui dice. Poi a un certo punto dice, parla di questo Gesù che ha compiuto delle cose stupende, meravigliose, e poi dice, questo Gesù è risorto dai morti. Dice il testo che gli ateniesi, appena sentirono parlare della risurrezione, dicono a Paolo: su questo ti ascolteremo una prossima volta, e se ne andarono. O se volete pensare al Vangelo di domenica scorsa, Tommaso, no? Quando arriva Tommaso e gli altri gli dicono: abbiamo visto il Signore, Tommaso dice: se io non vedo e se non tocco, non ci credo. Non credo. E Tommaso, diciamo la verità, forse tra tutti gli undici è quello al quale noi forse diamo più credito anche noi, mi dire forse Tommaso ha ragione. Noi non dobbiamo essere dei caproni o delle pecore o delle capre che, beh, abbassano la testa, sì, è così. E noi abbiamo un dono, non lo dobbiamo mai dimenticare. L'intelligenza. E il Signore stesso ci chiede che noi dobbiamo esercitare la nostra intelligenza. Lasciarci provocare e far sì che, San Pietro dice così, che noi siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi. Rendere ragione. E rendere ragione, capite? Non è semplicemente, allora ok, andiamo a studiare teologia così poi possiamo, perché noi possiamo sapere tutto, ma un conto è sapere e un conto è credere. Noi siamo chiamati a credere quello che diciamo di sapere. E quindi questa Pasqua, se avete notato ieri, l'altro ieri, nei testi ancora si è parlato del giorno di Pasqua. E domenica prossima ancora una volta si parlerà del giorno di Pasqua. E anche le altre domeniche si parla di Pasqua. Perché non può che essere diversamente. Perché o è Pasqua o non è nulla. Perché se lui è il risorto e il vivente, capite, è sempre Pasqua. Ora, il guaio nostro, quando noi pensiamo alla Pasqua, quindi alla festa, come anche quando pensiamo a Natale, noi pensiamo sempre alle feste. Cioè noi pensiamo all'apparato esterno. Ma per noi la festa è Gesù Cristo, è lui la nostra festa. Ed è una festa che non avrà mai fine.
L'apparato esterno può avere un senso, ma in riferimento al festeggiato. Però noi, fateci caso, noi quando facciamo le nostre feste, Natale e Pasqua, il festeggiato non ci sta proprio in mezzo. Forse a Pasqua un pochino in più, che c'è Gesù Cristo. Però a Natale lo sappiamo. Adesso sono tentato di farvi una domanda, chiaramente sempre quella domanda che è retorica. Dice, ma noi allora già lo disse la settimana scorsa, abbiamo celebrato la Pasqua e siamo consapevoli di aver celebrato la Pasqua. Se vi ricordate, in Quaresima ci avevano dato delle indicazioni, la Chiesa, i preti, ci danno sempre delle indicazioni. E vi ricordate che le indicazioni quaresimali quali erano? La prima parte, il digiuno, la penitenza, la carità, la preghiera. E nelle forme di digiuno, in modo particolare, noi non abbiamo mangiato la carne. Qualcuno forse ha fatto qualche fioretto un pochino anche particolare. E quel digiuno, quelle realtà esteriori, volevano significare un nostro atteggiamento interiore. La domanda provocatoria adesso è questa qui. Se in Quaresima ci siamo privati di qualcosa, adesso che è Pasqua, abbiamo aggiunto qualcosa alla nostra vita? Perché se nel venerdì di Quaresima noi non mangiavamo la carne, nel venerdì di Pasqua la carne la mangiamo. No. E non abbiamo capito niente allora, se non la mangiamo nel venerdì di Pasqua. E non solo però dovremo mangiare la carne il venerdì di Pasqua, ma dovremmo aggiungere qualcosa in più. Perché capite, se io mangio la carne che prima non mangiavo, i conti tornano a pareggio. Io adesso, se è la Pasqua, è la festa, ma scusate, se all'improvviso arriva un parente da lontano, facciamo festa o no? E quindi sulla tavola mettiamo qualcosa in più, qualcosa di bello. Allora sto parente che noi diciamo che è morto e ci vengono a dire che poi risorti, ci rende partecipi della sua vita, e beh, sulla tavola abbiamo messo qualcosa in più, sì o no? Il giorno di Pasqua però, ma il giorno di Pasqua non è il 17 aprile, noi stiamo vivendo il tempo pasquale. Ecco perché si diceva una volta che durante la cinquantina pasquale i padri la chiamavano il lietissimo spazio. Era addirittura proibito mettersi in ginocchio, era proibito fare penitenza, per la consapevolezza. Perché risorgere, risorto, in greco significa stare in piedi. Se l'atteggiamento penitenziale è che si mette in ginocchio, sta in piedi il risorto. E noi siamo risorti con lui se abbiamo fatto il cammino quaresimale, perché se il cammino quaresimale era la consapevolezza delle nostre mancanze, dei nostri peccati, dei nostri limiti, dei nostri difetti. Ora, se siamo passati con lui, allora dalla morte poi risorgiamo, passiamo a vita nuova. Però quanta difficoltà noi abbiamo a passare a vita nuova. Siamo sempre legati all'uomo vecchio. Del resto, se provate a pensarci, l'incredulità di Tommaso, quando Tommaso dice, se io non vedo, non credo. Sapete fondamentalmente qual è l'incredulità di Tommaso? Che Tommaso non ha la capacità di pensare che qualcosa di nuovo ci possa essere. Tommaso è incredulo perché continua a pensare al passato. Non c'è niente di nuovo. Come il brano che vedremo adesso. Allora la Pasqua. Ora voglio fare un esercizio di pazienza, è vero che già lo fate perché mi ascoltate, voglio farvi ascoltare due brani. Uno è molto conosciuto, dove c'è l'esplosione della Pasqua. Questi due brani che ascolteremo, vi prego, fate attenzione nel cercare di cogliere nella vostra mente le rocce che si spaccano, il sepolcro che si apre. Vi prego di sentire come se ci fosse la partecipazione di tutto il creato, tutto il cosmo che partecipa a quella risurrezione. È qualcosa che chi ha composto queste due musiche veramente l'ha coinvolto e stravolto.
Cosa vi ha trasmesso questo brano? Entusiasmo, gioia, vi sentivate quasi di partecipare? Eppure noi a questo concerto non eravamo partecipi, non stavamo in quella sala lì. Abbiamo ascoltato qualcosa che è stato registrato, credo nel 2002 questo concerto. E noi... Provate a pensare. Alleluia. Non tanto per la melodia gregoriana, ma di come noi... Se io canto così, no, cosa vi trasmetto? Noia, stanchezza, certamente non un annuncio che vi raggiunge o vi fa sentire coinvolti. E questo, come sapete, è Messia. Adesso ne ascoltiamo un brano che, diciamo, potremmo dire una trascrizione nei tempi moderni. Sempre di un alleluia. Sì. A parte il linguaggio diverso, chiaramente le epoche, vi siete sentiti lo stesso coinvolti? Questa è la Pasqua. Non è nient'altro. È un coinvolgimento del cuore, del corpo, dello spirito, dei sentimenti, degli occhi, delle mani. Sono le mani che sono chiamate ad essere mani pasquali. Occhi, occhi pasquali. Mente, una mente pasquale. E capite, non è semplicemente sempre tutta quella serie di restrizioni o proibizioni. Diceva Nietzsche, accusandoci, che siccome non siamo capaci di gioire, abbiamo fatto della sofferenza una virtù. È terribile se ci pensate. Siccome il cristiano non è capace di gioire, la sofferenza, che poi siamo bravi a parlare di sofferenza, l'abbiamo predicato come una virtù. Quando poi la Pasqua dice tutt'altro, ci dice... che non vanifica certamente una sofferenza, perché abbiamo visto domenica scorsa, ce l'hai i chiodi, ce l'hai il costato aperto, non è che quelli scompaiono. Però noi, quanta penitenza, quanta sofferenza, e un po' di pazienza, sopporta sta croce. È perché purtroppo per una sede di predicazione che è nata nel secondo millennio, dove si è evidenziato più l'aspetto del Venerdì Santo che non quella della Domenica di Pasqua. Pensate, per esempio voi qui a Cassandrino, no? Avete le sette parole. Ma la Domenica di Pasqua ci siamo radunati insieme a celebrare il Vespro. Le vie crucis, che facciamo? Ma facciamo la via lucis. È forte, certamente entra l'aspetto anche emotivo dentro, per carità, davanti al dolore e sofferenza, Gesù mio, condurre i funi, chi crudele ti flagellò, sono stati i miei peccati, ci sentiamo partecipi, ci riconosciamo, è vero, fragili peccatori, però poi non operiamo il passaggio da operare è necessario, perché la comunità è una comunità pasquale, dove tiene insieme il mistero del Venerdì Santo e il mistero della Pasqua, della morte e della risurrezione. Il nostro è il crocifisso risorto, non è il crocifisso, non è solo il risorto, è il crocifisso risorto, con tutta la fatica che ci possa essere. E adesso abbiamo qualcun altro che ci accompagna in questa fatica. È un brano che anche questo conosciamo, che tra l'altro ascolteremo domenica prossima, e potrebbe essere proprio la sintesi anche di quello che Don Ernesto ci ha chiesto come comunità da svolgere, il fatto di questi compagni di viaggio. Perché non lo dimentichiamo, questo è il tema che ci ha messo davanti, compagni di viaggio, quindi stiamo facendo un viaggio che è la nostra vita, e la consapevolezza che questo viaggio lo posso fare da solo o lo posso fare in compagnia. Come abbiamo detto anche la volta scorsa, certamente se lo faccio da solo posso avere un passo diverso da se lo faccio con qualcun altro. Se faccio da solo posso anche arrivare primo,
Però provate a che tristezza, arrivo prima e poi con chi gioisco se arrivo prima e sto da solo? Con chi posso condividere se poi mi trovo ad essere da solo? Invece provate a pensare anche un passo più lento, però poterlo fare insieme e condividere con qualcuno le cose belle e anche le cose non belle. Allora questo essere compagni, questo essere compagni che fin dall'inizio della rivelazione, nel racconto che abbiamo della Genesi, ci viene descritto quando Dio stesso si prende cura che Adamo si trova ad essere da solo. E Dio dice, non è bene che l'uomo sia solo. Capite? È Dio stesso che questo lo nota. Non è bene che sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Quindi l'altro è un aiuto. L'altro non è colui che mi fa dannare. L'altro, come diceva Sartre, non è l'inferno. L'altro è un aiuto simile a ciò che sono io. E io che cosa sono? Avevo detto la settimana scorsa. Sono il frutto dell'amore di Dio. Io sono colui che è abitato dalla grazia di Dio. E se io sono abitato dalla grazia di Dio, l'altro come aiuto che mi è simile, è anche lui abitato dalla grazia di Dio. E quindi, come dicevo l'altra scorsa, non posso avere un nemico. Per me non ci sono nemici, se gli altri sono luogo della rivelazione della grazia di Dio. Sì, l'altro è un luogo dove Dio si compiace di abitare per un semplice motivo, perché si compiace di abitare anche dentro di me. E siccome io lo so chi sono, lo so come sono fatto, conosco i miei peccati, conosco i miei limiti, allora capite, allora quando mi rapporto con l'altro dovrei andarci molto piano, perché se io conosco i miei limiti e so come sono fatto, e quindi tra virgolette, su una scala da 1 a 10, forse sono 3 o sono 4, quando mi rapporto con l'altro, abitato dalla grazia di Dio, certamente varrebbe più di me, o perlomeno non meno di me, se lo guardo negli occhi ed è almeno uguale a me, nella mia stessa dignità. Allora capite, com'è possibile fare guerra? Non quella guerra lì che sta lontana, relativamente lontana. Com'è possibile fare guerra qui? Come posso fare guerra con lui? Non pensiamo però alla guerra che piglio una pistola oppure lo sparo o chissà che cosa. Quelle guerre che molte volte ci portiamo dentro nel cuore, no? Di quella parola mezza accennata, di quella frase che vuole illudere altro, che poi segnano e creano divisioni. E le divisioni sono l'opera del diavolo. La divisione è diabolica. Perché se lo spirito è comunione, chi divide è il diavolo. Il diavolo non è che si presenta a noi con le corna, con la coda oppure col forchettone in mano, non si presenta così a noi, magari lo riconosceremo subito. Si presenta vestito di luce e ti presenta quella realtà che è vera, perché se mi viene a dire che casomai Don Ernesto è così, non è che mi sta dicendo una bugia, forse mi sta dicendo la verità. Però quella verità me la sta dicendo, sapete perché? Proprio perché mi vuole mettere contro. È l'accusatore. Che bello, leggiamo nell'Apocalisse, chi accuserà gli eletti di Dio? E dice, Dio giustifica. Guardate quando eravamo a scuola, dovevamo portare la giustifica. E non sapevamo come dire a mamma o a papà, diceva firma la giustifica, ma per quale motivo non ci vuole? Yeah, papà, e noi dovevamo inventare, non mi sento bene, fa male la pancia, farlo così, e poi metteva la giustifica. Noi non dobbiamo neanche inventare perché Dio ci deve giustificare, lui giustifica, perché solo uno potrebbe accusarci, capite? Non il demonio. Lui potrebbe accusarci. E se si è fatto lui vittima di riconciliazione per riconciliarci a sé. Allora, ecco la Pasqua. Ecco io chi sono. Io sono il frutto della riconciliazione. Però, ecco, il saperlo non mi cambia la vita. È il crederlo che mi cambia la vita. Significa, vivo da riconciliato. Allora, se io non vivo, allora mi devo riconciliare. Allora, questa è la Pasqua. Quando io andrò a Ernesto, andrò e mi riconcilierò con Ernesto. Questa è Pasqua. Possiamo partecipare a tutte le messe di questo mondo, anche quelle del Papa. Ma se io non mi sono riconciliato con lui, Pasqua non la celebrerò mai. Farò il rito, senza accusare nessuno,
Vedete le nostre chiese a Pasqua e Natale come sono piene? Poi già domenica successiva già si diminuisce. E vuol dire che questa realtà di questo coinvolgimento non c'è. Ma possono essere tanti motivi, perché io casomai non sono bravo, non riesco a coinvolgere, e proprio però non è solo mio. Perché la celebrazione eucaristica è una realtà alla quale io arrivo e dalla quale io parto, che non dipende solo dalla bravura del sacerdote, perché altrimenti saremmo finiti, capite che guai sarebbe. E quindi di questa realtà di compagni, e vediamo due compagni nostri che descrivono un poco, adesso nel leggerlo, descrivono forse la parabola della nostra vita, perché qui in questo brano non c'è solo quell'episodio lì puntuale che è successo quel giorno. Adesso leggendolo vi do un po' questa chiave qui e provate poi a pensarci, se non ritroviamo tutta la nostra vita, in un certo qual modo tutto il Vangelo. Ricordate nel Vangelo di Luca, quando dicono gli studiosi al capitolo 4, Gesù inizia la sua missione pubblica, perché all'inizio, se vi ricordate, Luca nel suo Vangelo parla dell'annuncio dell'angelo a Zaccaria di Giovanni Battista, a Maria della nascita di Gesù, poi c'è la nascita di Gesù, poi ci sono le tentazioni e poi c'è l'inizio del ministero pubblico. Gesù si trova a Nazareth nella sinagoga e legge quel brano dove c'è la prima omelia che noi abbiamo. Che noi sacerdoti dovremmo imparare da quell'omelia, perché è un'omelia brevissima. Pensate che in greco sono solo 9 parole. Mi raccomando, non iniziate a contare quante parole diciamo noi nell'omelia, eh? E quell'omelia Gesù dice, ricordate, prima legge il rotolo del profeta Isaia, dove era scritto lo spirito. Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare l'anno di liberazione per i prigionieri. Poi dice così il testo, arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e disse, questa è l'omelia che lui fa Gesù, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Quello che lui Gesù dice lì come omelia, poi tutto quello che lui vivrà sarà il compimento di quell'omelia e finisce qui. Leggiamo il testo. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che è avvenuto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità l'hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, resta con noi perché si fa sera il giorno e ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero null'altro,
Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Se qualcuno di noi non si ritrova in questo brano, non dovrebbe stare in questa sala. Dovrebbe stare già in un altro luogo, dovrebbe già stare nel piano superiore. Perché qui in questo brano, vedete, è evidente proprio di quanto sia faticoso credere. Di quanto sia faticoso accettare che qualcosa che era stato detto era possibile che poi si potesse realizzare. E la cosa che stranamente qui fa più difficoltà, attenzione, che questi due discepoli, a parte già lo conoscevano, la difficoltà è nel comprendere com'è possibile che questo Messia sia morto, non che sia risorto, ma che sia morto. Perché nell'Antico Testamento, quando si parla del Messia, non si parla mai che il Messia sarebbe morto. Quindi, se questo Messia è morto, e le scritture dicevano che il Messia non sarebbe morto, 2 più 2 fa 4, non è il Messia. C'è un'altra realtà che è terribile in questo brano. Quel verbo, che è un verbo bellissimo, che qui però è terribile, sperare. Perché loro dicono, noi speravamo. E sapete, da quelle nozioni di grammatica avevamo, speravamo è un verbo declinato all'imperfetto. Il verbo sperare, noi speriamo che domani sia migliore. Speriamo che finisca la guerra. Speriamo che finisca il Covid. Vedete, lo coniugammo al futuro. Perché la speranza è quella che ti sta davanti. Loro invece se la buttano alle spalle. Chi coniuga il verbo sperare al passato è morto. Non c'è più possibilità. Provate a pensare, pure noi no. Noi speravamo che arrivando il parroco nuovo le cose potessero cambiare. Noi speravamo che facendo la sala nuova le cose potessero cambiare. Noi speravamo che avendo quel politico o quel presidente le cose potessero cambiare. Le illusioni, le disillusioni, quello che volete, i fallimenti, e noi li viviamo i fallimenti, per un semplice motivo, perché le cose non sempre, anzi quasi mai, vanno come vorremmo noi, o come noi speravamo. E quando le cose non vanno come vorremmo noi, allora non è così. E il problema più grande, sapete qual è? Che quando poi c'è questa illusione, o delusione, tu stai lì e stai a rimuginare ancora questa cosa. Io ho fatto un'esperienza particolare, all'inizio proprio della Quaresima, un ragazzo che conoscevo, un rapporto di amicizia, la ragazza l'aveva lasciato. Siccome fino a quel momento era lui che lasciava lei, e però è quindi tutto a posto, perché quante cose così, ma dice, beh, meglio l'ho detto, lei lo sa, se o mi accetta così oppure se ne può andare, è tranquillo. Quando è stata lei a lasciare lui, è entrata in crisi. E chiamava al mattino, chiamava a pranzo. Vi ricordate, diceva Totò, piangeva mattino, piangeva. È terribile, perché poi tutte le volte, sembra la stessa cosa diceva. Cioè giustamente voleva farsene una ragione, voleva darsi pace, non riusciva a trovarla, diceva sembra la stessa cosa. E su questa cosa, proprio come noi diciamo molte volte, tutti le pigli una malattia. Questi due fanno questo. Pensate, lasciano, dicono, Gerusalemme, perché era lì dove stavano insieme agli altri, è finito. Vi ricordate i due fratelli, Giacomo e Giovanni, si erano fatti il programma, quando mandano la mamma avanti, di che i miei figli siedono una a destra e una a sinistra. Come si erano fatti il programma? Giuda teneva la cassa,
Matteo era un pubblicano, Simon Pietro teneva ancora la barca, l'azienda per andare a pescare. Quindi ognuno si era fatti e diceva bene così. Nel momento in cui lo fallisce, abbiamo visto domenica, Pietro dice io torno a pescare, capite? Torna a quello che facevo prima. E questi due tornavano, che vedono in mente la loro città, il loro paese. Una volta che il film è finito, è chiuso. Cioè, non ci resta più niente da fare. E loro tornano e stanno insieme. E provate a pensare, no, durante questo tragitto che fanno, dice il testo che loro parlavano tra di loro, che questo viandante, certo noi lo sappiamo che Gesù, il guaio sapete qual è? Che siccome già lo sappiamo, sembra quasi che sappiamo già come va a finire. E quindi da un lato ci viene quasi un poco da sorridere, dice va bene Gesù che guarda Gesù, però proviamo a pensare a questi due, con questo che si mette a fianco a loro. Perché non lo riconoscono nel testo. Noi sappiamo che Gesù, loro lo riconoscono. Anche se non lo riconoscono, Gesù si mette a fianco a loro. Ma magari non è che non si rimane nella descrizione perché non volevano, perché non avevano sentito, ma perché hanno fatto una bella resurrezione. Perché fino adesso nessuno era mai risorto, non si era mai sentito parlare di risurrezione. Però quello che è importante è che anche se loro non se ne accorgono, Gesù cammina con loro. Non entriamo adesso nella questione come mai non se ne accorgono. Non se ne accorgono perché quando tu sei chiuso nelle cose tue e quando tu ti hai fatto un ragionamento, lo sappiamo così, come diciamo noi, può vedere anche il Padre Eterno, non te lo smonta quei ragionamenti che ti hai fatto tu. Perché se per te è nero, e hai voglia che l'altro dica, guarda che può essere pure, forse portarsi è grigio, no, è così e basta. Quante volte noi ragioniamo così? È così e basta. E capito? Quando è così e basta? Loro non sapevano che era risorto, o quantomeno non avevano capito che era successo prima di parte. Ma noi crediamo che Cristo sia risorto, no? Eterno. Ancora di più mi fa assomigliare a questi due quando, per esempio, quando celebriamo la Via Crucis, no? Quasi ci emoziona, qualche volta mi sono venute pure le lacrime agli occhi, talmente che mi sono penetrato in quella situazione. Eppure non avrei dovuto usare quello che ricordo, perché io so che è risorto. E poi avrei dovuto vivere, sì, quel momento della Via Crucis, ma con il sorriso, perché fondamentalmente poi ricordiamo il fatto, ma io so che c'è, che è vivo, che in effetti non è che in quel momento sta morendo di nuovo, e viene di nuovo messo in croce. Quindi il mio ricordo della storia di Cristo non dovrebbe rappresentare da cristiano, quindi non dovrei usare questo atteggiamento. No, però il fatto che, ad esempio, durante un momento anche di una lettura particolare, dove proprio perché abbiamo dei sentimenti e quindi partecipi, ci sentiamo partecipi di quella realtà, anche se so che lui è risorto, è vero. Sì. Beh, però un conto è che c'è una lacrima e la lacrima non annulla comunque la gioia pasquale. La partecipazione anche a un dolore non annulla, perché la differenza dove starebbe? Che la lacrima di chi è illuminato dalla Pasqua è una lacrima di speranza e non di disperazione. Perché la differenza è proprio qui, perché chi non crede, e quindi chi è rimasto al venerdì santo, è disperato. Chi invece crede è abitato dalla speranza, che loro avevano perso. Quindi io posso anche piangere, come noi se piangiamo una persona cara. Gesù stesso ha pianto, davanti a Lazzaro, o davanti alla madre che porta al cimitero il figlio unico che aveva. Però effettivamente lui lo sa, poi Gesù dice, padre, ti rendo lode perché questa realtà è per la glorificazione tua. Quindi il pianto non annulla la fede, ma non è un pianto disperato. Guai se noi non piangessimo una persona cara o davanti... Eh sì, però ripeto, è un atteggiamento, se dico, dice una mia partecipazione nel ricordare anche a caso mai la sua sofferenza, perché comunque lui ha sofferto.
Quindi io ricordando quella sofferenza, poi è chiaro, me lo chiede, no, effettivamente è anche colpa mia, perché anche i miei peccati sono stati quelli che comunque hanno permesso che lui poi doveva salire sulla croce. E quindi effettivamente, come diciamo, mi pento, mi dolgo. Sì, perciò dicevo, di quei sentimenti che... Però ecco, l'importante è che non mi fermo poi a quella realtà lì, ma so aprirmi poi alla realtà. Perché come non lo dimentichiamo, proprio per restare al venerdì santo, quando noi andiamo, lasciamoci, lo disse la volta scorsa, lasciamo sempre accompagnare dai testi delle preghiere, non le preghiere, questi fogliettini, quelle che il sacerdote dice durante la celebrazione. Perché lì ci viene detto che noi andiamo a adorare la croce gloriosa che ha portato il Redentore. E allora capite come cambia allora la dimensione. È croce gloriosa. Tanto è vero che noi di per sé adoriamo la croce, non il crocifisso. E dicevo, quindi questa difficoltà noi speravamo. E quindi dicevo, effettivamente pure noi, quindi il fatto di non riconoscerlo, perché quando tu sei chiuso in quell'idea che ti sei fatto, purtroppo non ti si muove niente, neanche il Padre Eterno. Però, come vi dicevo, c'è questa realtà bella, che questo poi è il Vangelo. Lui si fa vicino, e non è che si fa vicino e ti rimprovera. Di che state parlando? Come ricordate a Maria, donna, perché piangi? O a Tommaso, Tommaso, toccami. È importante, è necessario che tu, che noi, prendiamo consapevolezza di quello che pensavo. Prendiamo consapevolezza e ci apriamo nel confronto. Perché questi due parlavano tra di loro. Però il testo probabilmente greco vuole dire che parlavano a loro stessi. Quando uno dice le cose, no, sembra stai lì come a rimuginare. E tanto è vero che poi Gesù sarà lui a parlare a loro. Il cammino, detto il testo, in quello stesso giorno, il primo della settimana, che è la domenica, però tenete presente che per loro era il primo giorno, era il giorno feriale, e come per noi lunedì, la ferialità, non la festa, è nella ferialità che il Signore si fa tuo compagno di viaggio, perché la domenica nel rito può essere semplice nel rito e nella fatica, quando stai a casa e stai facendo un servizio, quando vai a lavorare, è lì capite? La fede che tu la devi coniugare nella tua quotidianità. E se ti dice qualcosa, se ha da dirti qualcosa, proprio in quella quotidianità che molte volte ti delude. Per un genitore i figli restano sempre figli, però quante volte come genitori, no, ma sto figlio mio, mamma mia, ma perché? E allora lui si fa vicino e me lo chiede, di che stai parlando, che è successo? Io non so se noi abbiamo questa capacità poi di narrare al Signore quello che ci sta succedendo. Ricordate la volta scorsa parlavamo della preghiera, non le preghiere, della preghiera. Questa è la preghiera, no? Il narrare, narrargli la situazione che sto vivendo, che certamente non sarà una delle migliori, perché poi sono convinto, no? Come se al Signore poi gli dovessi dire solo le cose belle che sto facendo, o aspettare un momento bello per poterglielo poi dire. Allora, quando io mi converto e divento santo, allora poi vado in chiesa. Ah, ma a me mi pare che la messa la iniziamo diversamente. Iniziamo proprio prendendo consapevolezza di quello che siamo. Confesso perché ho molto peccato. Ho molto, dice. E poi viene qualcuno a confessarsi, dice, padre, poi non ha già fatto niente. E intanto però dice, ho molto peccato. E allora è chiaro, non apriamo il discorso, che cos'è il peccato.
Non lo apriamo il discorso, però apritelo questo discorso. Perché mi auguro che non continuiamo a fare l'esame di coscienza sui 10 comandamenti. Come se dovessimo presentare la lista, come se il prete la dietro aspettando la lista, o qualcuno peggio ancora dice: fatemi voi la domanda. E che domanda da me fa? Fatemi una domanda. Gesù ha detto: amatevi come io ho amato voi. Questo è l'esame di coscienza, se io sto amando o non sto amando. Questo è tutto, non c'è nient'altro. Amatevi. È questo che deve far bruciare il cuore, questo è quel palpito, questo è quello che ti fa alzare in piedi, ti fa cantare alleluia, non la puoi cantare seduto. Capite? Se è quella marcia, sta cosa, come fai? Ho tanti auguri a te quando pensiamo a un compleanno, no? Ma è inevitabile che ti alzi, pensiamo allo stadio, se segna la mia squadra, come fai a stare gol? È chiaro che salta la sedia e inizia a esplodere della gioia. Sono mani sedie. Siamo troppo composti. Una fede troppo celebrale. Ecco perché non interessa più a nessuno. Seriosa. È seria, ma noi la facciamo seriosa. Dice: ma perché i ragazzi non vengono più in chiesa? È chiaro, guardiamoci in faccia, noi adulti. Guardiamoci in faccia quando stiamo in chiesa. Ma giustamente un ragazzo è così. E che ci viene a fare? Beh, c'è l'inizio, detto quella frase di Nietzsche, l'ho detto all'inizio. Allora, capite, non stiamo accusando nessuno, vogliamo lasciarci provocare. Perché siamo responsabili, perché noi questo dono l'abbiamo ricevuto e noi questo dono lo dobbiamo trasmettere. Però voglio dire una cosa. Non è che una celebrazione diventa più accattivante perché ci mettiamo a ballare in chiesa. Non è questo che la fa più bella, non è questo. È ciò che fa bella una celebrazione è coloro che partecipano alla celebrazione. Questa fa bella una celebrazione. Perché noi a pranzo, quando fate il pranzo familiare, potremmo essere pure sciangata a casa nostra, ma c'è la bellezza di ritrovarci insieme. E tanto è vero, se qualche volta ci sono un po' di attrito, no? Dici: ma che sei venuto a fare? Si è venuto a nessuno. Io, il primo atto che ci costituisce come è il fatto di stare insieme come assemblea. Però io voglio stare insieme. Ma immagini senti la messa, capite il discorso qual è? Io mi devo sentire la messa, che c'è il secco, ma sta insieme? Che ma sta insieme a che cosa? 8 giorni dopo venne Gesù e c'era anche Tommaso. Certo, vorremmo chiedercelo, perché Tommaso non c'era 8 giorni prima? Dove stava? Che stava a fare Tommaso?